Diamo il benvenuto ai registi del quarto film in concorso della 42esima edizione di Bergamo Film Meeting, Tomasz Pawlicek e Jan Wejnar. Welcome. Eccoci qua. Allora, senza mettere nei guai nessuno, ma ve lo devo chiedere, questo personaggio della madre è ispirato a una delle vostre mamme o magari alla mamma di un amico? Without making trouble for anyone, is this character inspired by somebody you know, maybe? Fortunately, no. Maybe it's a combination of more than one people we know. It's like we took something from people we know, people we've been hearing stories about, and a general performance of some people we see around us. Yeah. Allora no, per fortuna non è una persona esattamente che conosciamo, però sicuramente è costruita su un insieme di storie che abbiamo raccolto da tante persone. We love our mothers and we have a very nice relationship with them. Noi amiamo molto le nostre madri e abbiamo un ottimo rapporto con loro. E anche le suocere. And Oh, it's the same situation at least, like. No, con loro è un po' la stessa situazione. Ok, per introdurre il film ci avete detto di averlo scritto come commedia, ma che secondo alcuni è un horror. Vorrei approfondire un po' questa cosa, perché penso che a molti di noi sia sembrato un horror, e a partire dal titolo che evoca una presenza, arriva di notte. Yeah. The idea behind the title is that we wanted to like name it as a little bit ironically how it would be named if it would be a horror film. Sì, in effetti il titolo è volutamente appunto un titolo che richiama il titolo di un film horror, quindi come sarebbe stato se fosse un film horror. And there is a British film I remember like 6-7 years ago which was called Day Came at Night. E c'era un film inglese di qualche anno fa che si chiamava proprio They Came at Night, arrivarono di notte. And the other source for this title was that me and Tomasz, we have a favorite, like common, you know, favorite Korean director, Hong Sang-soo, and he has a special names, you know, with each of his films, and we were inspired by the method he's using when he's shooting the films, like for a really low budget. It was kind of a tribute, like we were asking ourselves how he would be named the film. L'altro titolo che avevamo in mente era un titolo che era ispirato alla cinematografia del regista coreano Hu Shan-seo, che ha sempre dei titoli, ha un modo di girare i film con un budget molto ridotto. So when we were thinking about the name of the film, Jan was actually coming up with like 10-20 titles, and suddenly he said she came at 9, and I was like, yeah, this is the title, leave it as that. And he was thinking maybe we should name it this way. I was like, no, this is it, let's keep it. Insomma, alla fine avevamo pensato a fare un omaggio al regista coreano, poi invece abbiamo cominciato a tirare fuori 1, 2, 3, 8, 10, 20 titoli diversi, e a un certo punto è venuto She Came at Night, e ha detto, no, però mi piace più quell'altro. No, questo è quello giusto. E quindi, quella è rimasta. But the question about comedy/horror, you know, how we both perceive situation is, they're both, you know, they're... can start very seriously and turn into comedy and then turn into horror. And sometimes it's during one situation, during 20 seconds, you start very easy and then turn into something very serious. And then you find your way out through whom you humor again.
E il, questo discorso della, appunto, del è un horror, è una commedia, boh, in realtà tante situazioni, se ci pensiamo, anche non solo cinematograficamente ma anche nella vita, possono passare molto rapidamente da una situazione leggera a una situazione molto pesante, da una situazione di commedia a una situazione drammatica, a una situazione horror, e poi magari di nuovo si ritorna a ridere e diventa di nuovo leggera. So we use this principle as the dynamic for almost every situation in the film. Quindi abbiamo deciso di usare questa dinamica proprio per tutte le situazioni del film. Well, this genre switching was one of the things on the list we made with Tomáš before we started thinking about the film itself. Quindi questo ragionamento sui generi proprio è stata una cosa a cui abbiamo pensato subito con Tomáš fin dall'inizio, quando abbiamo iniziato a scrivere il film. Was like the list of things we like in other movies or of things we want to try. Okay. E in particolare proprio abbiamo messo giù una lista di cose che ci piacciono nei film e che volevamo provare a fare. Like for instance, one of the other things was like the idea that somebody inside the film starts to telling a story which takes quite long to tell, and then there is no point of it. Okay. Un'altra cosa, per esempio, che ci era venuto in mente, che ci sarebbe piaciuto inserire nel film, qualcuno che cominciava a raccontare la propria storia e questo prendeva un sacco di tempo, ma poi non andava da nessuna parte. Which is the story with the dog in the back, actually, in the film. Okay, quindi sì, sono è la storia che è nel background del film. Intanto vi invito ad alzare la mano se avete delle domande, ce n'è subito una là sopra, abbiamo un microfono, arriva subito. Grazie. No, volevo dire una cosa, che cioè io ho percepito questa signora come il passato sovietico della Repubblica Ceca, che ancora oggi è la madre Russia, non lo so, qualcosa che ancora mi angoscia. La Repubblica Ceca, il presente, però un presente ancora irrisolto, quindi ci sono queste famiglie che vivono in appartamenti minuscoli con piccoli lavori, non senza grosso salario. Giovani disadattati che si incontrano durante nel parco, ad esempio. Volevo chiedere, questa è l'immagine che volevate dare? Yeah. Thank you for this. It wasn't the main thing behind it, like we didn't start with this, but we definitely had a discussion with our distributor or friends who read the script, and they said something similar. And he said, yeah, it might work as a metaphor. Allora, inizialmente l'idea non era questa effettivamente, però in effetti anche il nostro produttore e altri che hanno letto la sceneggiatura ci hanno fatto notare che poteva funzionare molto bene come metafora. It's a portrait of many generations, and if you want to portray this, you sort of have to bring in the past. È un ritratto di diverse generazioni, quindi se si parte da questo bisogna portare dentro comunque il passato. And the funny thing, we showed this film at one festival in the Czech Republic, and there was a guy from the jury who was from Ukraine. And he told me, you know, I saw many war movies, but I feel this, your movie, is maybe much more about war, even though it doesn't show anything from the war scene. E la cosa quasi un po' buffa effettivamente è che abbiamo portato questo film ad un festival nella Repubblica Ceca, c'era in giuria un giurato che veniva dall'Ucraina e che diceva: ho visto un sacco di film di guerra, ma questo film mostra più guerra senza mostrarla di tanti film che ho visto effettivamente. Ci sono altre domande? Là sopra. Se potevate commentare un po' la fine, che fine avete voluto, che cosa volevate fare con questa fine, e se potete dire, visto che fate il film in due, come
come lo fate, se vi dividete i ruoli o se fate tutto insieme. Okay, so I'm going to start about the ending of the film. You know, for me, that film is about you are trying to get somebody out of your life, but when you really lose that person, you start to look for him and start searching for him, because you can never push a family member out of your life, maybe physically, but the family will stay within you. So for me, the ending is about like the life paradox. You know, it's they're trying to get rid of her, but in the end, they're trying to find her. Allora, per me il finale è un po' come una sorta di paradosso della vita, nel senso che talvolta si cerca disperatamente, come qui, di eliminare e di buttare fuori dalla propria vita un elemento, un membro della famiglia, ma un membro della famiglia non lo puoi mai allontanare completamente da te, forse fisicamente, ma non del tutto, quindi nel momento in cui poi lo perdi, lo vai a cercare. And the last image is the apartment, that beautiful apartment that's now in ruins, because I feel, for me, it's not really that much about that apartment, you know, it's okay that's in ruins, it's about their relationship. E proprio l'immagine dell'appartamento che vediamo che è completamente sottosopra, è ridotto malissimo, è a quel punto realmente metaforica, non dell'appartamento in sé, ma proprio del rapporto che è andato completamente in pezzi. As Tomas said, it's like the paradox, like they cannot, because it's like this is a family movie, and they cannot stay together, but they cannot be without each other. Sì, in effetti è proprio il paradosso della vita, è un film, in fin dei conti è un film sulla famiglia, ma è un film su una famiglia che non riesce a stare tutte insieme, ma non possono stare neanche separati gli uni dagli altri. And other part of the question, how we work together. It's our first time. Actually, we weren't thinking so much about how it's going to work when we decided. It just worked somehow. We wrote the script together in like 5-6 days, like the first version of it. And we just split the scenes and then turned it over and rewrote each other's scenes. Ok, allora ci abbiamo pensato tante volte come approcciare questo film, è la prima volta che facciamo un film in due. L'inizio è stato che abbiamo buttato giù la sceneggiatura in 5-6 giorni e poi ci siamo tornati sopra. Rispostando e riguardando le scene che avevamo scritto, riguardandocene l'un l'altro. And during the writing phase, we realized that we feel the same, like the sense of the humor and you know the characters, everything. Mentre effettivamente facevamo questo processo di scrittura, ci siamo resi conto che avevamo lo stesso punto di vista, avevamo lo stesso tipo di senso dell'umorismo, vedevamo proprio lo stesso, avevamo la stessa ottica. So at the set, when we were start shooting, we were naturally acting like what was needed. Like, you know, after each shot, like one goes to the camera, one goes to the actors, or both of us is going to the actors and giving like different different comments, like play it quickly, no, play it slowly. E dopo avevamo lo stesso punto di vista, e però sul set diciamo che ci siamo scambiati un po' i ruoli costantemente, nel senso che mentre giravamo, ogni volta che finivamo una scena, uno andava a vedere il girato, magari l'altro andava a parlare con gli attori, e poi ci andava quell'altro, gli davamo magari dei consigli o delle suggestioni diverse, tutti e due un po' da una parte, un po' dall'altra. And it was like the same thing like with the genre switching, like it's part of it is comedy, part of it is kind of horror, it's not a horror, but kind of horror. So we shot different versions of the scenes sometimes, like one which was more comedic, one that was more expressive, one that was more like horror-like, and then we balance it in the editing room, like together. E un'altra cosa che abbiamo fatto è stata proprio riguardo a questo discorso
del discorso dei due generi fra la commedia e l'horror, abbiamo girato alcune scene in versioni diverse, in versione più leggera, in versione più commedia, in versione così più, come dire, di rapporti, e in versione più horror. Poi dopo abbiamo creato un equilibrio al momento del montaggio. For me it was very relaxing and sort of easier and faster to work with Jan than when I'm working alone. E per me è stato più veloce, più rilassante, più bello, insomma, lavorare con Jan di quando lavoro da solo. Because, you know, when I work alone, for exactly when you rehearse with actors, you find out at certain point it doesn't work, and you have to find out by yourself how to make it work. But here I wasn't alone. I found this as a, Jan, this doesn't work. What should we do about it? And he's like, you should try this, this, this. And it was pretty fast, pretty easy, because we cooperated. Perché quando lavori da solo, per esempio, quando lavoro da solo, tu fai le, non so, si fanno le prove con gli attori e c'è una cosa che non va e continua a non andare, e se sei da solo, per forza devi trovare una soluzione. Da solo, invece, in questo caso, lavorando con Jan, se non veniva una scena, ne parlavamo insieme e quindi ci davamo dei suggerimenti l'uno con l'altro e poi si trovava la soluzione. Quindi è stato molto più così fluido e molto più facile. To me as well. And also there is this other thing when you, when you're making films solo. There is like every day there is a time when you get tired a bit, but still you are, you know, you are forced to answer so many questions and decisions, and it was good that we were some of us was always like fresher than the other, so we just switched in this, and when one of us was falling out, the other one was like taking. L'altra cosa bella è che quando giri da solo arrivi alla fine della giornata che c'è un momento in cui proprio ti spegni, non ne puoi veramente più, e arrivi a un punto di stanchezza tale che non riesci più a rispondere alle domande e a tutte le istanze che ci sono in corso. Invece lavorando insieme si arriva stanchi lo stesso, però per forza di cose c'è spesso uno che arriva un po' più fresco dell'altro, quindi quando uno dei due crollava l'altro subentrava e viceversa, insomma, quindi funzionato molto bene anche per me. Qualcun altro aveva domande? Volevo chiedere qualcosa rispetto all'attrice protagonista, la madre, no? Mi sembra, come l'avete scelta? Che storia ha? So the question is about the actress. So how did you cast her? What is her story? Oh, maybe start, but it's more a Tomáš thing to answer. We figured out the character was, it was written before we cast the actress, and we were thinking like, who can play this person? It was quite difficult to pick up because it was a very expressive character, but we knew that we need to balance it and to have like more, you know, to have some dynamics, like not to make her expressive all the time, but have some more serious, settled moments. Allora, il personaggio l'abbiamo scritto prima di pensare ad un'attrice, per cui prima abbiamo messo giù lo script, poi però abbiamo cominciato a pensare a chi potevamo trovare come attrice, e doveva essere un personaggio che doveva essere sì sopra le righe, però doveva essere non sempre sopra le righe, quindi dovevamo trovare qualcuno che fosse in grado di gestire queste espressività diverse, quindi appunto il momento estremamente sopra le righe e il momento un pochettino più serio. We wrote a very short list of names of the quite famous Czech actresses in that age, but we knew that none of them would either work with us under these conditions, or they would be capable of like bringing up this specific dynamic. E allora a quel punto abbiamo fatto una piccola lista di alcune attrici ceche molto, molto in gamba di quell'età, e però eravamo un po' perplessi perché eravamo abbastanza sicuri che nessuna di loro avrebbe accettato di lavorare nelle condizioni che noi mettevamo, quindi e sarebbe riuscita a dare quell'equilibrio che volevamo. And then Tomáš remembered this actress. E poi Tomáš, a lui è venuta in mente questa attrice. And I knew her as a theater actress. She was a sort of local theater star, but in film she had only small parts. So this is her first like main performance as a main actress.
e mi era venuta in mente questa attrice che è un'attrice di teatro, è una piccola star di teatro locale, e che invece però nel cinema aveva fatto solo delle parti molto piccole, quindi questa è la sua prima interpretazione come personaggio principale. And we felt that she's perfect for the role because part of her is also part of the main character, just part. E abbiamo pensato che fosse molto adatta perché una parte di lei è proprio così. Non solo una parte, però una parte di lei è così. And actually, 3 days ago, she won a national award like Caesar in France, or in Italy you have this... David. Yeah, David. So she won Czech Lion for this performance. E 3 giorni fa ha vinto il premio, l'equivalente del nostro Davide Donatello, degli Oscar nazionali in Repubblica Ceca come migliore attrice. Abbiamo tempo per un'ultima domanda, qualcuno ha una domanda, altrimenti... Vado io, ci avevate anticipato che c'era un legame con la cultura italiana e abbiamo visto l'amore della protagonista per Fellini, ma abbiamo sentito anche una canzone italiana sui titoli di coda e quindi volevo chiedervi di questo vostro interesse per l'Italia. We said it quite, ironically, I hope we didn't offend you by this, actually. But it's part of the, of some people we know or people we base this character on. Okay. And they quite often remember, they say, we love Italian movies, and then they merge everything together. Like, it doesn't make any sense. Like, they forgot the name of the directors or pronounced them, wrongly. But still there is some kind of nostalgia. It would be same reverse if there would be a film and somebody would remember the Czech culture, and probably the character would pick up something which is not that not that good, or he would remember some director and he would mischange his name. So it was a character, how to say it, specific. We wanted to give this person. Allora, volevamo dare questa caratteristica specifica a questo personaggio perché è una cosa, è un insieme di ricordi che noi abbiamo di persone che ogni tanto saltano fuori con questo ricordo mitologico dell'Italia in Repubblica Ceca. Ah, mi piace moltissimo l'Italia, e poi cominciano a citare nomi a caso di registi, di film, di musica, citandoli, pronunciandoli in maniera orrenda, quindi scorretta. Quindi volevamo inserire questa caratteristica e anche il fatto di mettere in fondo una canzone italiana, ma non particolarmente famosa, era proprio quell'idea di dire che c'è... quando c'è questa sorta di nostalgia vagante per la cultura italiana, ma facendo questo mischione di famoso e non famoso, eccetera. So this specific ability, this specific, it's based on my grandmother also, who and she always remembers when we were traveling somewhere. I was always singing with the old bus and with really really bad Italian. Ecco, e in particolare questa cosa è basata proprio su mia nonna, che effettivamente aveva questa abitudine, ricordava che tutte le volte che andavano da qualche parte cantavano in pullman queste canzoni italiane cantate a caso, però è appunto un ricordo anche personale. And the song in the end, we felt that the ending might be a bit depressing, and we felt we want to put spirit of the main character in the ending credits, and our editor found this song, and we felt this is the perfect ending because you can sort of feel her through the ending credits. E il fatto di mettere la canzone italiana alla fine è stato anche la volontà, alla fine potrebbe essere un finale che ci lascia un po' depressi, un po'. Invece la volontà era proprio di mettere lo spirito del personaggio principale nel finale, quindi la canzone italiana, il nostro montatore, il nostro editor ha trovato questa canzone e mi ha detto mettiamola lì che è perfetta perché richiama lo spirito del personaggio. Grazie mille, grazie Tomas, grazie Jan. Thank you very much for watching the film, and thank you very much that we can present it here at Bergamo. Grazie mille. Grazie mille per aver visto il film e per essere stati qui con noi. Grazie.
Vi ricordo di votare per She Came at Night perché assegnate il premio del pubblico. Grazie, buona serata.